Kendall Jenner, a 14 anni ho predetto il mio futuro. Ogni volta che si parla della famiglia Kardashian ci sono sempre nuove cose che si vengono a sapere, ecco una cosa molto interessante su Kendall Jenner. Una lettera dal passato. Oggi è una supermodella pagatissima e richiesta dai maggiori stilisti di tutto il mondo, ma quando era piccola cosa pensava di fare? A quanto pare Kendall Jenner, la migliore amica di Bella Hadid e top model di punta del mondo della moda, aveva le idee chiare sin da piccola. Ospite al The Tonight Show, ha letto a Jimmy Fallon una lettera che la se stessa 14enne aveva inviato alla Kendall del futuro, e dove aveva espresso i suoi migliori desideri per la sua vita e la sua carriera. E indovinate cosa aveva augurato a se stessa di diventare? Ma una supermodella ovviamente. Cara me, sono al Friesman Retreat ed è davvero noioso. Ma ho conosciuto delle nuove persone, quindi va bene. Sto facendo la modella adesso e lo adoro. Sono anche in una trasmissione che si chiama Al passo con i Kardashian e stiamo girando la quinta stagione. Il mio sogno nella vita è di diventare una grande modella e viaggiare per vedere dei posti fantastici. Spero davvero che accada. Ho 14 anni adesso, ho pensato di doverlo dire. LOL. Oh, e sono davvero eccitata di leggere questo in futuro. Poco prima di essere ospite alla trasmissione, Kendall Jenner è stata insignita dell'onorificenza di icona fashion del decennio alla New York Fashion Week. Sembra quindi che tutti i suoi sogni di bambina si siano davvero avverati. Negli ultimi giorni Kendall Jenner è stata una delle protagoniste indiscusse insieme alle migliori amiche Gigi e Bella Hadid della New York Fashion Week, dove ha potuto sfilare per i brand di moda più prestigiosi al mondo, e farsi notare da quelli con cui non ha ancora lavorato. L'unica palla che non è stata messa in porta da Kendall, è quella delle ali di Victoria's Secret. A differenza dello scorso anno, infatti, la modella non parteciperà al fashion show che si terrà a Shanghai. Anche se la ragazza non ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a non partecipare alle audizioni, si ritiene che sia per il suo contratto lavorativo con la Perla, altro brand di lingerie molto prestigioso e noto concorrente di Victoria's Secret. Sembra che le condizioni per Kendall Jenner siano state molto chiare, se è il loro volto, non può essere anche un angelo. Gran peccato, soprattutto perché la ragazza aveva mostrato davvero un gran carisma sulla passerella di Parigi lo scorso anno e molti avrebbero voluto rivederla anche a Shanghai. Chissà che non ci sia occasione per lei di lavorare ancora per Victoria's Secret magari il prossimo anno, in un altro fashion show. Vedremo invece ancora una volta Bella e Gigi Hadid, le migliori amiche di Kendall e anch'esse modelle del momento, che hanno passato ancora una volta le selezioni per la scuderia degli angeli. In ogni caso i lavori non le mancano, e di certo le occasioni continueranno a essere numerose per lei.